Buongiorno a tutti, come anticipato dal dottor Fossati, vi parlerò quindi di questo questionario che alcuni dei principali stakeholder, quindi portatori di interesse, enti, amministrazioni, professionisti, eccetera, hanno redatto nel corso del progetto Geomol. Il progetto Geomol è partito nel 2012, dopo alcuni mesi di preparazione. Tecnicamente le operazioni sono iniziate a settembre del 2012 e dopo alcuni mesi, quindi nel giugno del 2013 è stato organizzato il primo workshop, l'informazione geologica a supporto della pianificazione e dell'utilizzo sostenibile delle risorse del sottosuolo. Nel corso di questo workshop è stato distribuito questo questionario di cui vi parlerò e di cui andiamo a vedere poi i risultati. Un secondo momento di partecipazione da parte di questi portatori di interesse è stato vissuto a febbraio del 2014, quindi a circa metà progetto, nel quale sono state illustrate uno stato d'avanzamento dei lavori e quindi si è dato modo di poter vedere come il progetto stava avanzando, fino ad arrivare ad oggi, quindi il 23 aprile, in cui illustreremo poi i risultati e quindi vedremo se tutte queste aspettative che abbiamo potuto valutare attraverso questo questionario sono state attese o meno. Come dicevo, il questionario è stato distribuito con principalmente due finalità, quello di raccogliere dagli stakeholder indicazioni sulle tipologie dei prodotti che il progetto si prefigurava di ottenere, quindi sappiamo che il Geomol si occupa di studi del sottosuolo delle pianure padane di quest'area e quindi di questa modellazione, soprattutto in 3D, e vediamo se attraverso questi questionari quali erano i prodotti che in realtà erano reputati più interessanti ottenere. Oltre alla tipologia dei prodotti, ovviamente qualcosa ancora di più specifico, quindi poter valutare quali caratteristiche e quali formati potevano essere interessanti per chi opera poi materialmente in questo settore, quindi qualcosa che possa servire concretamente nel lavoro che questi operatori effettuano sul territorio. Andiamo ora brevemente ad analizzare il questionario di cui i risultati andremo ad analizzare più nelle slide successive. Come tutti i questionari, è stato suddiviso dei campi anagrafici più banali fino a qualcosa sui prodotti e sulla normativa di settore. Il questionario è un questionario che è stato distribuito a livello di partenariato europeo, quindi volutamente ci sono delle indicazioni, delle diciture che si sono dovute adattare, devono essere calzanti un po' per tutti i partner europei, quindi magari troverete anche delle voci che non sono realmente calzanti per il territorio nazionale. Ecco. Comunque, partendo dai campi anagrafici, abbiamo le denominazioni dell'ente, quindi del soggetto che doveva compilare questo questionario e la categoria di appartenenza, quindi se si trattava di pubbliche amministrazioni piuttosto che enti di ricerca, università, servizi, eccetera. Si chiedeva anche di definire qual era il settore in cui questo soggetto è più operativo, quindi il campo di attività, che potevano svariare dalle attività legislative, quindi più che altro rivolte verso gli enti e le autorità di governo, piuttosto che altre funzioni, quali funzioni di ricerca per le università, di progetti, consulenze, eccetera. Il settore di interesse è riferito al settore di interesse in cui opera materialmente l'ente che andava a compilare il questionario, quindi se si occupa aspetti legislativi piuttosto che aspetti di ricerca, aspetti di mitigazione del rischio, geopotenziale a livello generale, eccetera. La seconda parte del questionario è mirata invece ad avere indicazioni sulla tipologia dei prodotti che si vogliono ottenere. Quindi in questo caso andiamo da prodotti che possono essere di stampo più normativo, legislativo come linee guida, fino a prodotti più specifici e operativi come banche dati digitali, modelli geologici, prodotti geografici classici quali mappe, raster, vettoriali, eccetera. Se facciamo uno zoom sui prodotti, veniva chiesto anche attraverso questi campi di dare un'importanza per guidare ancora di più nel dettaglio quali prodotti erano utili da ottenere nello studio di questo progetto. Di conseguenza c'era la possibilità anche di indirizzare ancora sempre più nello specifico di avere indicazioni sulla tipologia dei prodotti.
Allo stesso modo, come per l'importanza, veniva chiesto anche di dare indicazioni sui formati da ottenere, quindi mappe piuttosto che modellazione, mappe di tabelle piuttosto che mappe statiche, eccetera, eccetera. L'ultimo campo di questo questionario è invece riferito al discorso, come dicevo prima, normativo e legislativo, e quindi se c'erano esigenze particolari dal punto di vista normativo per guidare e risolvere delle criticità che al momento sono ancora in corso per l'utilizzo di queste risorse del sottosuolo. Ora andiamo invece ad analizzare quelli che sono i risultati che abbiamo ottenuto attraverso l'analisi di questi questionari. Per quanto riguarda i dati raccolti, qui abbiamo un dato a livello europeo, non abbiamo purtroppo modo di vedere i dati della Baviera, non perché non abbiano risposto, ma perché tecnicamente non abbiamo potuto visualizzarli al momento. E quindi diciamo che a livello generale abbiamo avuto una buona percentuale di dati raccolti dai tre partner italiani, che sono appunto Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna e Ispra, con circa il 22% di tutti i questionari raccolti a livello di partenariato europeo. La Svizzera è quella che ne ha tenuti di più, circa il 46%, e in misura minore gli altri partner. Ma chi ha materialmente risposto a questi questionari? In questi grafici vediamo, nella parte in alto a sinistra, il grafico riferito agli utenti a livello di partenariato europeo, mentre in quello più grande in basso, quello riferito esclusivamente ai partner italiani. Vediamo che in entrambi i casi la pubblica amministrazione e i consulenti, i progettisti, quindi il mondo della libera professione, è quello che ha risposto in misura maggiore, sia a livello europeo che a livello italiano, con oltre il 20% dei questionari raccolti. A livello europeo vediamo che al terzo posto abbiamo una buona risposta da parte di quelle categorie denominate come servizi di pubblica utilità e industria, mentre a livello italiano abbiamo avuto un dato maggiore per quanto riguarda le università e gli enti di ricerca e sviluppo in generale, quindi il mondo un po' della ricerca. Questo dato è riferito al settore di attività in cui opera l'ente che ha risposto a questi questionari, quindi vediamo che sostanzialmente è un po' figlio del grafico precedente. In Italia e a livello europeo abbiamo un dato abbastanza similare, quindi il settore di attività che più ha interessato da questi soggetti è quello riferito allo sviluppo di progetti, di consulenze, studi, ricerche, come anche il dato è confermato a livello europeo, anche se in percentuale leggermente inferiore. Questo grafico invece ci illustra il settore di attività o di interesse in cui opera l'ente. Quello che emerge da questo grafico è un forte interesse per quelle che sono le risorse indicate come geopotenziali, quindi tutte quelle risorse del sottosuolo. Tutti gli interpellati hanno risposto, quindi con una percentuale del 100%, per un grande interesse per quanto riguarda i geopotenziali. Forte interesse hanno anche avuto quello che riguarda un po' tutto il discorso dell'interpretazione, della modellazione, dell'acquisizione dei dati, quindi le metodologie che ci aiutano ad operare in questi settori. Tutti gli altri interessi hanno avuto percentuali minori, comunque quelle legate sia alla mitigazione del rischio più che aspetti normativi e legislativi. Questo per quanto riguarda il dato riferito al settore italiano, che poi non ho riportato il grafico riferito a quello di partenariato europeo, in quanto i risultati sono stati più o meno simili. Se andiamo ad analizzare, facciamo uno zoom su quello che è il settore di attività di interesse che ha riscosso maggior interesse, che è quello riguardo i geopotenziali, vediamo che il dato più interessante è riferito a queste tre tipi di categorie, quindi il campo dell'energia geotermica in generale con l'87% dei risultati, le acque sotterranee, quindi quello di tutta la natura idrogeologica del sottosuolo, e quello riferito alla pianificazione territoriale, intendendo come pianificazione territoriale quella più a livello di superficie, quindi quelle contenute nei piani urbanistici e negli studi di microzonazione sismica dei piani urbanistici, quindi della componente geologica di quelli che sono gli strumenti di pianificazione territoriale in generale, sia quindi a livello di ente più locale come comuni che a livello di provincia, eccetera. In Italia abbiamo
in questo grafico vediamo che il settore di attività o di interesse riferito sempre ai geopotenziali, anche in questo caso ha dato come risultati i tre campi che abbiamo visto anche a livello europeo nella slide precedente, ovvero sempre energia geotermica, acque sotterranee e pianificazione territoriale. In questo caso abbiamo uno spostamento della percentuale maggiore per quella che riguarda il campo delle acque sotterranee. Comunque diciamo che bene o male i risultati si sono equivalsi in entrambe le indagini, quindi a livello europeo che a livello italiano. Passiamo a vedere quali sono i prodotti più diciamo, desiderati, indicando con le caratteristiche dei prodotti dal punto di vista tecnico. I risultati ottenuti a livello di questionari raccolti in Italia sono gli medesimi risultati, molto simili a quelli raccolti a livello globale, infatti ho rappresentato in un unico grafico questi risultati, che sono quelli italiani, che però comunque a livello di percentuale sono molto simili agli altri. Vediamo che quali sono i prodotti che interessano di più. In generale vediamo comunque i prodotti geografici e le banche dati e i modelli geologici a livello digitale, quindi ovviamente qualcosa che sia usufruibile dagli operatori e quindi utilizzabile nel lavoro del loro quotidiano, della loro attività, e oltre a questi diciamo che ha riversato molto interesse quello che possono essere le linee guida, quindi l'interesse nel voler comunque utilizzare qualcosa che al momento non è così probabilmente ben definito come una normativa, degli indirizzi che possono aiutare ad operare nel settore. Questo lo vedremo anche più avanti in quelli che sono i risultati dell'indagine che abbiamo specificatamente chiesto per quanto riguarda gli aspetti normativi. Per quanto riguarda i formati dei prodotti, quindi andando ancora più nel dettaglio dei prodotti desiderati, vediamo che a livello complessivo, quindi di partenariato europeo, hanno rivestito maggiore interesse quello che sono i modelli 3D, quindi quello che è un po' la novità di questo progetto, comunque editabili, quindi utilizzabili anche dagli operatori, non qualcosa di, chiamiamo, statico e congelato, ma un qualcosa che possa anche aiutare l'operatore a dare delle sue interpretazioni sulla base di dati che vengono forniti. E allo stesso modo vediamo che la considerazione vale anche per quanto riguarda le mappe vettoriali, perché sono quelle che poi possono essere utilizzate attraverso gli strumenti GIS e che quindi sono molto più interpretabili e utilizzabili rispetto alle, chiamiamole, vecchie mappe digitali statiche come i raster o altri formati che comunque non consentono un'elaborazione particolare. A livello italiano abbiamo dei risultati analoghi a quelli raccolti a livello di, europeo, anche in questo caso grande importanza per questi modelli 3D editabili e per le mappe vettoriali, quindi utilizzabili dai GIS. In questo grafico invece vediamo quale importanza hanno i prodotti che sono stati elencati all'interno del progetto delle slide precedenti per il lavoro di questi portatori di interesse. Vediamo che questo è il dato riferito ai tre partner italiani, hanno dato comunque dei risultati importanti per quanto riguarda le unità stratigrafiche con comprensiva anche dei limiti strutturali, quindi delle superfici di queste unità geologiche del sottosuolo e per quanto riguarda anche le superfici piezometriche dei principali acquiferi, che vuol dire voler avere a disposizione comunque dei dati il più pulito possibile in maniera tale da poter poi lavorare e avere la possibilità di dare delle interpretazioni che possono adattarsi a seconda del tipo di attività che ogni operatore va a effettuare nel corso del proprio lavoro. Quello era il dato relativo alle mappe digitali, questo è il dato relativo ai modelli 3D. In questo caso, oltre a confermare quanto già visto nella slide precedente per i modelli delle mappe digitali,
che erano i dati riferiti alle unità stratigrafiche e quindi comprensibili sistemi di falli, eccetera, e le superfici piezometriche degli acquiferi, abbiamo un'ulteriore rilevanza che è stata data a quelle che sono le distribuzioni delle proprietà fisiche, quindi modelli come possono essere quelli di temperatura e altre proprietà chimico-fisiche degli orizzonti del sottosuolo, il che vuol dire che questo modello 3D comunque dà qualcosa in più rispetto a quelle che sono le banche date più, chiamiamole, classiche, e quindi è un dato importante, nel senso che il Geomol, che si prefigura proprio di fornire questa modellazione in 3D, che è un po' la novità di questo progetto, ha ricevuto comunque una buona un buon successo. L'ultimo dato che vi vado a mostrare è quello cui anticipavo in precedenza, che è legato agli aspetti più normativi e alle strategie legate sempre comunque a linee guida o esigenze normative che si hanno in Italia, che si hanno necessità di acquisire in Italia per questo tipo di settore. Vediamo che è emerso comunque la necessità di avere, di riempire un po' una lacuna normativa, comunque di implementare quella che è la normativa di settore per quanto riguarda l'utilizzo dei geopotenziali, quindi delle risorse del sottosuolo, legate anche a possibili conflitti di interesse nell'utilizzo degli stessi, e quindi su questi aspetti dovremmo ragionare a livello di pubblica amministrazione per cercare anche di vedere, di risolvere un po' quelle che sono le criticità che sono emerse nel corso di queste indicazioni fornite dagli stakeholder. Questo è un po' il risultato complessivo di questo questionario, e nel corso degli interventi che seguiranno nel pomeriggio noi avremo modo poi di vedere esattamente i risultati del progetto e quindi di vedere poi concretamente se e come queste aspettative sono state soddisfatte in modo pieno, oppure se c'è l'esigenza comunque di sono emerse altre indicazioni in merito ai prodotti che abbiamo realizzato nel corso del progetto. E con questo avrei concluso. Grazie.